Benvenuti nella seconda puntata con i quattro chiacchiere all'interno del mondo open source. Questa seconda puntata la dedico ai motivi della mancata diffusione del software libero all'interno della società contemporanea. Questo è un argomento che sta molto a cuore a tutti quanti i pinguini, e ho deciso di riassumere cinque punti principali che sono gli stessi che trovate bene o male nel precedente articolo sul blog, proprio riguardante questo argomento. Cominciamo con il primo punto. Come primo punto abbiamo l'hardware. Che cosa accade? Accade che la maggior parte dei software open source, uno dei più grandi problemi dell'hardware, uno dei più grandi problemi della mancata diffusione di GNU/Linux è proprio la compatibilità hardware. Questo riguarda principalmente però il comparto schede video. Nvidia e ATI non rilasciano dei driver liberi ne e nemmeno in alcuni casi driver proprietari che hanno con le stesse prestazioni rispetto a quanto accade all'interno su Windows. Questo è uno dei problemi principali. Capita spesse volte di entrare su un computer in un'installazione Linux pulita e trovarsi con modalità di ripiego e cose del genere. Adesso mi è capitato recentemente con l'acquisto del nuovo portatile, in cui ho praticamente dovuto installare fin da subito i driver video, altrimenti non andava. Oltre al fatto che per installare devo modificare alcune impostazioni dell'avvio. Questo è un problema che però non dipende dall'utente, ma è un problema che dipende puramente dai produttori. Ringraziamo comunque Torvalds per il dito medio nei confronti di Nvidia, che sta riuscendo a assorbire l'effetto sperato. Come secondo punto abbiamo le killer application. Per killer application si intendono tutte quelle applicazioni importanti, che sono le applicazioni che principalmente una persona utilizza all'interno del computer. Troviamo quindi suite di produttività, programmi di grafica, programmi di video editing e programmi di nicchia, come ad esempio i CAD per il settore edilizio. Il problema è che Linux è carente sotto questo punto di vista. Come ad esempio, come programma di grafica, l'unico esponente degno di nota è GIMP. Tolto GIMP non abbiamo nulla di benché meno, benché minimamente paragonabile a Photoshop. L'altro programma principale che c'è carenza da un certo punto di vista all'interno del mondo Linux è la suite di produttività. Noi abbiamo due suite di produttività principali, LibreOffice e Apache OpenOffice. La prima, LibreOffice, che deriva appunto da come fork di OpenOffice.org. Accade però che queste due suite principali hanno problemi di retrocompatibilità, o meglio, LibreOffice ha problemi di retrocompatibilità con i file creati in precedenza. Quindi spesso e volentieri andiamo ad aprire un file che abbiamo creato qualche un annetto fa e abbiamo problemi di formattazione, tabelle sminchiate e cose del genere. Per non parlare del fatto che ogni qualvolta noi andiamo a importare documenti in formato proprietario, doc, della suite Microsoft Office, abbiamo degli errori, praticamente tabelle che mancano, dati sfalsati, celle che non vengono aggiornate. Questo è un punto dove dovrebbero lavorare principalmente le grandi big del mondo Linux, Canonical, Red Hat e SUSE. Stanno facendo qualche cosa perché stanno contribuendo recentemente allo sviluppo di LibreOffice. Vi rimando in calce all'ultimo articolo dove viene evidenziato il contributo che danno i tre big all'interno dello sviluppo LibreOffice, però non fanno ancora abbastanza, diciamocelo francamente. Qui dovrebbero intervenire pesantemente loro con sviluppatori e riuscire a dare giusto spazio a questi software perché l'utenza, tra virgolette, professionale che vuole passare Linux si ritrova di fronte a suite di produttività non all'altezza di quelle Microsoft e quindi abbandona subito l'idea. Come terzo punto abbiamo i grandi utenti della pubblica amministrazione. La pubblica amministrazione in Italia sappiamo bene che non è amante del software libero, mentre in altri stati le contaminazioni del software libero all'interno della pubblica amministrazione si sprecano. Basti pensare al caso della gendarmeria francese, tanto per citare uno dei più importanti, come ad esempio anche i casi, alcune eccellenze regionali che abbiamo in Italia. Il problema appunto è che la pubblica amministrazione non se ne frega niente, quindi fin quando non ci sarà un interessamento da parte della pubblica amministrazione per favorire, non dico il software libero, ma quantomeno l'utilizzo di formati liberi.
Se tu pubblica amministrazione mi rilasci i documenti direttamente in formato aperto, OTT, di Office, e non in formato doc, già questo è un grande passo avanti, perché previeni problemi di incompatibilità che possono nascere durante l'apertura con altri programmi. Quindi riflettete, cercate di influenzare. L'altro punto è la pubblica. Il quarto punto è la piccola utenza. Per piccola utenza si intende tutti noi che passiamo a Linux per vari motivi, chi per motivi etici, chi per motivi personali, chi per motivi di studio. Qui bisognerebbe fare una tiratina d'orecchie a noi utenti, quelli un po' più storici, che non facciamo abbastanza né per contribuire nella comunità né per aiutare persone che si avvicinano al mondo Linux. Molto spesso, se andate ad aprire i forum, ci sono delle richieste di assistenza per delle questioni banali, cioè banali per chi utilizza da determinato tempo Linux, che però per un utente novizio sono dei grandi scogli insormontabili, che appaiono insormontabili. Quindi noi, un piccolo utenza che utilizziamo già Linux, dovremmo impegnarci di più per aiutare la comunità, per aiutare i nuovi arrivati. Magari adottiamo un pinguino, come dico sempre, cioè prendete un utente, adottatelo, consigliategli, aiutatelo quindi nei piccoli problemi quotidiani. L'ultimo punto è la logica del castello e la frammentazione. Ho coniato questo termine, la logica del castello, perché? Perché quello che accade all'interno della comunità open source è che ci sono dei regni. C'è il regno di GNOME, c'è il regno di KDE, c'è il regno di XFCE, c'è il regno di Ubuntu, c'è il regno di SUSE, c'è il regno di Fedora, c'è il regno di Arch Linux. Che cosa accade? Accade che ogni distribuzione pensa ai cavoli suoi, cavolacci suoi, così come ogni ambiente desktop pensa ai cavoli suoi. Riferendomi all'ambiente desktop, mi viene da pensare allo sviluppo delle notifiche appoggiato, delle notifiche comuni scritte in Qt, realizzato da KDE e da Ubuntu, che viene snobbato praticamente da GNOME. Che cosa accade? Accade che si deve reinventare la ruota ogni volta, si deve riscrivere. Perché? Perché io mi ritengo migliore di te che utilizzo una determinata tecnologia. Un po' di umiltà dovrebbe esserci anche all'interno delle varie comunità. Quante volte ci sono delle guerre tra utenti di diverse comunità, tra l'utente Arch Linux che dice all'utente Ubuntu tu non capisci niente, quello Fedora che dice all'utente Ubuntu tu non capisci niente. Praticamente tutti quanti dicono che l'utente Ubuntu non capisce niente. Ecco, questa andrebbe rivista questa cosa. Dovremmo essere più umili e cercare di evitare questi scontri inutili, queste guerre campanilistiche tra io ce l'ho più bello del tuo e cose del genere. Siamo tutti una grande famiglia, siamo quattro gatti, soprattutto questa è la cosa che mi dà fastidio. Siamo pochi, siamo tanti come utenza Linux, tralasciando i casi di uso di Linux all'interno di, ad esempio, gestione server e tutto il resto. Ma io parlo proprio dell'utenza, quella di base, gli utenti di tutti i giorni. Siamo pochi, che ci dobbiamo fare la guerra? Collaboriamo. Che tu preferisci utilizzare un package manager differente, che tu preferisci utilizzare un desktop differente, ma c'è veramente necessità che ogni volta ci dobbiamo mettere e scontrare su determinati punti, perdendo alla fine quello che è il fine, cioè il fine è quello di avere un software libero, gratuito per tutti. Quindi facciamo la pace. Bene, con questo ho concluso. Spero di non aver fatto un video troppo lungo, perché l'ultima volta mi hanno detto che era troppo vasto. Ci vediamo alla prossima. Ciao ciao! Così spegno sto coso.